parole della televisione, tutti quei fiori e quei discorsi complicati che al fine fanno nei locali raffinati. Ma mi sembrava di commettere un reato, perché per dirti che sono innamorato, perché per dirti cosa sento in fondo al cuore, non c'è motivo che mi finga un grande attore, per dirti t'amo, amo te. Bastava solo che guardassi intorno a me, per dirti ti vorrei sposare, è giusto dirlo, dirlo in modo naturale. Non voglio chiuderti in nessun mondo fatato, e non ho voglia, io so potremmo avere il mondo nelle mani, se siamo forti e fiduciosi nel domani, avremo un posto dove andare a lavorare, e avremo figli da allevare e da curare, e tanto amore dalla gente come noi, e avremo un mondo per dirti t'amo, amo te, lo dirò in modo naturale. La vera vita non si alleva in una serra, chiedo il tuo amore che è nutrito dalla terra, perché è sacca per dirti t'amo, amo te. Bastava solo che guardassi intorno a me, per dirti ti vorrei sposare, è giusto dirlo, dirti t'amo, amo intorno a me. Egli mi dice, mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come un sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte l'amore, tenace come il dito della gelosia. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né il mio travolto, parola di Dio. Si abbatterono su quelle carte, non quale sono.
quella che era portata sulla roccia rimane, quella che era portata sulla madre è stata la canna e il vostro matrimonio, la famiglia che sta per fondare, la roccia è Gesù, se la vostra canna, il vostro matrimonio è portato su Gesù, su questa roccia, altrimenti può capitare nella vita di tutto, ma il vostro matrimonio rimarrà santo, continuerete ad essere uniti. Se invece come voi invocate sui corsi del matrimonio alle volte su quanto su altri motivi, allora basta un niente di tutto scritto e troverete dove siamo guardati. Io spero, anche sono sicuro, che voi portate il vostro matrimonio sulla croce, cioè che sono figli ma i vostri figli, che lo farete presente in casa vostra, che lo pregherete perché le cose vadano bene, potete pregare, giusto pregare. Però noi a volte pensiamo che pregare significa solo comandare. E a questo proposito, se veramente bisogna sempre, quando si dice qualcosa, di dire tante parole, che di questo anno, con questa che voce ha parlato, quando incontrate il desiderio di Luciana, a me che potete accontentarla, di farvi pregare molto, o la accontentate subito? La dovete accontentare subito. E lo spiego anche per lui, cioè quando tutti vuol bene, ma non c'è bisogno di pregare tante, tante parole. Allora vado a vedere un signore, vogliatevi bene, vogliatevi bene, al Signore si vuol bene, non dicendo ma vivendo, una malattia, posso rimanere una sorta di famiglia, oggi, allora, non so, 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 non che dovrete fare per andare a posto, cani la fai a casa, non so se fare, per andare a posto, siccome siete solo due, ci vuole un po' di una volontà, per cui non siete un po' di un modo, l'altro vedere il posto di un altro, uno guarda la vita e l'altro dice, pure, e bisogna ricordarsi dei momenti di oggi. Cioè che voglia dire che non significa fondata, voglia dire che non significa vincere, non significa guardare la tutti i posti, ma voglia dire che il mio contrario, dimenticare se stessi, per parte vincere l'altro. Caro Giovanni, se fai questo per cosa, che tu hai mandato a fare questo per Giovanni, ti assicuro che anche lei è d'accordo che tu non si venga. Vogliamo vedere come si deve fare, 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 come si deve